Bottone, avete iniziato un po' così e così. Cosa vi serve in questo secondo tempo per recuperare questa partita? Comunque complimenti anche al portiere, ha fatto un bellissimo gol. Sì, assolutamente. Un po' più di cattiveria a centrocampo soprattutto, stanno sempre in superiorità numerica. Poi a livello fisico e tattico credo ce la giochiamo. Bocca al lupo ragazzi. Crepi, grazie. Sabatinelli, un buon primo tempo da parte della vostra squadra, tanti gol di Sollo. Diciamo partita, penso, in secondo tempo in discesa. Cosa vi serve per mantenere la concentrazione e ovviamente per non perdere di mano questo match? No, dobbiamo pensare, comunque non è mai vinta la partita, finisce sempre al 90esimo minuto. Quindi dobbiamo mantenere la concentrazione anche se il risultato è a nostro favore. Bocca al lupo. Grazie, crepi. Buonasera, siamo qui nel post partita, visto affrontarsi Dinamo contro PSG. La partita è finita a favore del PSG, no vabbè, non lo diciamo. Quando è il punteggio è ampio non si dice mai, vabbè, per correttezza. Ma qual è correttezza? La verità. Vabbè, in generale non si dice. Abbiamo qui due migliori in campo, Mele e Sollo. Andiamo dalla squadra uscita sconfitta. Mele, innanzitutto complimenti. Grazie. Di aver fatto il portiere e anche l'attaccante di stasera. Non lo sapete, però io dovevo giocare fuori e mi sono ritrovato, dovevo giocare fuori in difesa. Ah, ok. E mi sono ritrovato in porta perché ci ha preso il portiere. Ragazzi, ovviamente cose da migliorare ci sono. Tantissimo, si migliora sempre. Sì, come no? Abbiamo giocato per vedere, no? Se la squadra era buona o no. Ragazzi, facciamo l'ingresso. Non dico che la squadra non è buona, però ci conosciamo. Giusto il tempo di conoscerci. Vabbè, è una squadra. Vediamo, vediamo. Collaudo, diciamo. Comunque tre gol fatti. Oh, sì, come no? Caro, io ti hanno ringrazio. Andrei! Sì, sicuramente. Grazie, bocca al lupo. Sono complimenti per i tuoi tanti gol, buona gara sostanzialmente, che dà sicuramente morale, che oggi diciamo che all'inizio non si vede quasi niente, però ovviamente si devono incontrare tutte le squadre, si deve vedere. Buona partenza, cosa vogliamo migliorare? No, penso che siamo riusciti a fare comunque una buona squadra. Abbiamo cercato di farla il più possibile competitiva. Speriamo sia così, dalla prima partita, comunque non abbiamo mai giocato tutti insieme, quindi dalla prima partita abbiamo buone impressioni. Poi naturalmente dobbiamo sfidare tutte le altre, anche non conosco neanche, quindi non so, non ti so dire cosa abbiamo, eccetera. Però la prima partita è un'ottima impressione. Vabbè, sicuramente il bomber ci ha. Sollo, ti ringrazio e in bocca al lupo per il proseguo. Ciao ragazzi.